E quali sono le aspettative per il 2020? L'abbiamo chiesto ai sindaci della pianura bergamasca, per noi Nial Ferri. Il 2020 è praticamente alle porte, ma quali sono le novità che l'anno nuovo porterà con sé per i nostri comuni? Per capirlo abbiamo fatto un giro nella bassa bergamasca per avere un'idea dei cambiamenti che interesseranno alcune realtà della nostra provincia. Per il 2020 i calvenzanesi vedranno finalmente l'apertura completa della ciclopedonale con la nuova rotatoria che conduce a Treviglio. Quello che spero per il nostro comune è che anche per l'anno a venire, anche per il 2020, ci sia sempre collaborazione tra le diverse realtà del territorio, dalle associazioni alla parrocchia. Spero che in generale per i piccoli comuni ci sia un po' più semplificazione e la possibilità di fare meglio quei tanti lavori che dobbiamo fare con un po' meno burocrazia, con un po' meno vincoli. Sul fronte strettamente locale dovrebbe essere l'anno della nuova Piazza dei Capitani, che è un sogno che si avvera visto che ci stiamo lavorando da tempo. A marzo 2020 arriverà la progettazione definitiva esecutiva della strada statale 498 e quindi potremo avviare l'iter per ottenere la valutazione di impatto ambientale e far iniziare i lavori. Cercheremo di mettere le basi per avviare la ristrutturazione dell'asilo di Malpaga e poi concluderemo l'iter autorizzativo per avviare la riqualificazione degli alloggi di Via Castello unitamente alla realizzazione del teatro. Per quanto riguarda il centro sportivo, stiamo ripartendo con un nuovo operatore che sta promettendo e sta mantenendo quello che ha promesso. Noi speriamo di rilanciarlo perché il nostro centro sportivo, chiunque lo vede, ritiene che sia degno di essere rilanciato, è bello.